Ben ritrovati con la nostra informazione, la cronaca in primo piano quest'oggi. Tra poco ci occuperemo del vero e proprio assalto avvenuto ieri sera nella gioielleria situata all'interno del centro commerciale Coop, gli Archi ad Alessandria, un'irruzione davvero senza precedenti, caccia aperta al comando di uomini che armati di mazze di ferro, incappucciati, non hanno esitato a lanciare bombe incendiarie per farsi strada, rapinando appunto la gioielleria. Tra poco tutti i particolari nel servizio di Franco Capone, poi ovviamente torneremo anche ad occuparci degli altri casi di cronaca che hanno segnato la giornata di ieri. Spazio adesso alla cronaca giudiziaria: due medici ed il primario del reparto di ginecologia dell'ospedale di Tortona sono stati indagati dalla Procura della Repubblica di Tortona per concorso in omicidio colposo. Per l'accusa avrebbero provocato la morte per asfissia di una neonata. Sotto accusa anche i medici di guardia. Sentiamo Emma Camagna. Il primario di ginecologia di Tortona, Carlo Rinaldi, medici di reparto Claudio Raffaghello e Giovanna Gianotti, indagati per concorso in omicidio colposo, non sono responsabili del decesso di una creaturina generata da una coppia di coniugi tortonesi venuta alla luce il 21 ottobre 2008 all'ospedale a seguito di taglio cesareo e poi morta per asfissia, essendo stata strangolata dal cordone ombelicale. Il gruppo infatti ha firmato un provvedimento di non luogo a procedere nei loro confronti, come richiesto dallo stesso PM. Restano sotto accusa i medici di guardia Giovanna Novara e Paolo Risso e le ostetriche Sabina Riva, Nunzia Maggiore e Carmen Fonseca. Tutti otto per l'accusa, ora in parte caduta, omisero di controllare il feto e non controllarono il battito cardiaco, così da causarne il decesso. Il magistrato però ha fatto sapere di non potersi pronunciare sui cinque. Occorre una perizia che stabilisca il nesso di causalità tra la condotta di medici ostetriche e la morte della creaturina. Sarà eseguita da un medico legale del Policlinico San Matteo di Genova e da un primario ginecologo del Fatebene Fratelli di Como. Ci vorrà almeno un anno prima di giungere alla conclusione dell'avvertenza penale. Torna dopo la pausa estiva l'appuntamento con la trasmissione Filo Diretto con il sindaco di Alessandria per Carlo Fabio. La puntata andrà in onda questa sera alle 19.30 su Telecity 7 Gold Alessandria. Poco dopo il nostro telegiornale il primo cittadino affronterà in studio con Ketty Porceddu diversi argomenti, tra i quali la classifica monitor di Legambiente, la situazione politica e culturale alessandrina. Oltre a telefonare, chi volesse porre domande al sindaco anche via email può farlo scrivendo all'indirizzo filodiretto@telecity.it oppure anche su Facebook collegandosi al nostro account 7 Gold Alessandria. Andiamo adesso per un attimo a Novi Ligure, dove c'è fermento. Presto potrebbero partire i lavori di restauro del centralissimo teatro Marenco. Il prestigioso edificio rappresenta un vero e proprio fiore all'occhiello per la città e una volta ultimati gli interventi dovrebbe essere sottoscritto un contratto di servizio tra la Fondazione Teatro Marenco e l'amministrazione comunale. Enrico Maria. A Novi Ligure entro fine anno potrebbe partire la fase di recupero dello storico Teatro Marenco, situato nella principale arteria cittadina di Via Girardengo. Ad aprile di quest'anno il sindaco Lorenzo Robbiano ha provveduto alla nomina dei rappresentanti del comune di Novi all'interno del nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Marenco. Le nomine riguardano Antonino Andronico, Gianmarco Bosio, Dario Camerino e Paolo Ravera. Nella stessa sede il primo cittadino novese aveva evidenziato come anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria abbia comunicato le nomine di propria competenza. I componenti individuati sono Giovanni Castellani, Adriano Di Saverio, Rita Rossa e Claudio Simonelli. La composizione del nuovo CDA si completa con Bruno Ferretti, già nominato dal Ministero per i Beni Culturali. Il recupero dello storico Teatro Romualdo Marenco di Novi è un progetto di prestigio, da qualche anno iscritto tra gli impegni assunti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, come si legge sul sito della Fondazione stessa, per la crescita sociale e culturale del territorio. L'obiettivo per la Fondazione è quello di restituire alla collettività un complesso di grande pregio architettonico.
Il 2010 ha registrato, prosegue il sito internet, alcune importanti novità che si possono considerare decisive per l'avvio del progetto. Il Ministero dei Beni Culturali ha provveduto infatti a nominare il proprio rappresentante nel Consiglio della Fondazione e ha stanziato un significativo contributo che consentirà di procedere all'appalto dei lavori nel corso del 2011. A interventi ultimati è prevista la sottoscrizione di un contratto di servizio tra la Fondazione Teatro Marenco e il Comune di Novi. In questo modo si potrà formalizzare l'affidamento della gestione delle attività teatrali con organizzazione e direzione artistica curate dalla Fondazione stessa, lo svolgimento di specifici compiti propositivi e gestionali, nonché la promozione dello spettacolo e della cultura. Torniamo ad occuparci di cronaca. Gli agenti della squadra mobile della questura di Alessandria hanno individuato ed arrestato gli autori della sparatoria avvenuta sul piazzale di un supermercato alessandrino proprio nella giornata di ieri. Scopriamo dunque chi sono nel servizio di Katia Porcelli. Dopo poche ore di indagini, la polizia ha arrestato gli autori della sparatoria avvenuta ieri davanti al Market Penny in viale Milite Ignoto ad Alessandria. Si tratta di Gianfranco Spina Corone, 45 anni, e del figlio Mattia Vincenzo, di 24, nati ad Alessandria e residenti a Solero. I due sono stati arrestati con l'accusa di lesioni personali aggravate, detenzione e porto di armi comuni da sparo e oggetti atti a offendere di genere proibito. La mobile, è stato detto nel corso di una conferenza stampa tenuta dal questore Filippo Di Spensa, sta cercando di capire se l'intenzione dei due era quella di uccidere oppure di intimidire MG, queste le iniziali della persona coinvolta, 31 anni, fotografo alessandrino, ferito alle mani e alle braccia da 5 colpi di pistola calibro 12. Padre e figlio, dopo un'animata discussione con il fotografo, gli hanno sparato, forse per un conto aperto con lui. Alla detonazione dei colpi, alcuni clienti e impiegati del market si sono gettati per terra temendo di essere colpiti. Sul posto sono subito arrivate le volanti del 113 gli uomini della squadra mobile. Il ferito, personaggio conosciuto alle forze dell'ordine, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, dove i medici, dopo avergli estratto alcuni pallini dalla mano destra e dall'avambraccio sinistro, lo hanno dichiarato guaribile in 10 giorni. Raccolti i vari indizi, gli uomini della mobile hanno subito individuato e arrestato i due sparatori. Dopo una successiva perquisizione effettuata in casa di Gianfranco e Mattia Spina Corona, la polizia ha rinvenuto numerose armi da fuoco calibro 12, cartucce, coltelli, tirapugni e un sofisticato strumento capace di immobilizzare per alcuni minuti una persona. Come abbiamo annunciato in apertura, è caccia aperta al comando che ieri sera ha fatto irruzione nella gioielleria situata all'interno del centro commerciale Gli Archi di Alessandria. Davvero un'irruzione senza precedenti, con un comando di uomini armati di mazze di ferro incappucciati che hanno addirittura lanciato bombe incendiarie. Ci racconta la cronaca di una serata davvero incredibile, Franco Capone. Dalla paura, la titolare della gioielleria 3D situata all'interno del centro commerciale Coop di Archi di Alessandria, rapinata ieri sera da un comando armato ed incappucciato, ha perso la voce. La donna, ancora questa mattina, dopo una notte trascorsa in stato di osservazione al pronto soccorso di Alessandria, è in stato di shock. L'orafa è stata scaraventata per terra, ammanettata da un comando formato da 5 o 6 persone che ieri sera, poco prima delle 20, ha preso d'assalto il centro commerciale, seminando paura, facendosi strada dopo aver lanciato nel centro commerciale numerosi fumogeni e bottiglie incendiarie. Dopo aver rinchiuso in uno sgabuzzino la gioielliera, il comando, armato di mazze di ferro, ha sfondato una decina di vetrine esposizione ed è fuggito dalla porta di servizio, seminando per strada tutta la repulsiva di poco valore. Un inferno di fumo e di fuoco domato poco dopo dai vigili del fuoco di Alessandria. Sul posto sono giunte numerose volanti della polizia, carabinieri e il capo della squadra mobile, Domenico Lopane. Possiamo parlare di un comando armato di Molotov? Sì, sicuramente le immagini, le prime immagini che state vedendo anche voi, è possibile sicuramente riportare l'azione delittuosa a un gruppo organizzato che ha studiato, che ha programmato e ha in qualche modo messo in atto questo proposito, calcolando tutti i tempi e tutti i modi per poter meglio riuscire nell'attività che si erano prefissi di portare a termine. Dottori, una volta in gioielleria come si sono comportati? Niente, hanno inibito qualsiasi azione da parte della signora che era all'interno, è stata legata con le mani, è stata portata nel laboratorio
altri complici con delle mazze, verosimilmente sono entrati e hanno spaccato le varie vetrinette impossessandosi di quello che in qualche modo contenevano. Non è ancora in grado di fare una quantificazione, stiamo cercando di acquisire più elementi possibili per cercare di metterci sulle tracce dei rapinatori. Mai un'azione come questa? No, diciamo che nella nostra provincia non era mai stato fatto un'azione del genere, però il gruppo si è, secondo alcune informazioni, si è già evidenziato in altre province del nord Italia. Stamane, come aveva affermato il fratello della gioielliera rapinata, è in corso l'inventario della repulsiva. Il colpo potrebbe aver fruttato poco meno di 70.000 euro. Torniamo adesso ad occuparci di una vicenda che risale a circa un anno fa e che ha visto riconoscere ad un'azione collettiva promossa da Federconsumatori un importante risultato. Alessandra Della Carta. La Federconsumatori di Alessandria vanta oggi un piacevole primato, perlomeno per quanto riguarda proprio il capoluogo di provincia. Parliamo di tassa sui rifiuti e parliamo di una sentenza emessa già dal giudice di pace di Alessandria relativa proprio all'accoglimento presentato dai legali dell'associazione Federconsumatori per il rimborso dell'IVA legata al periodo 2005-2009. Dicevamo, Bruno Pasero, soddisfazione per questa notizia. È una notizia che accogliamo con favore proprio perché ci siamo impegnati come associazione nel lanciare questa campagna di raccolta delle istanze di rimborso nei confronti del consorzio. È stato un travaglio lungo, iniziato nel 2009, siamo arrivati ai giorni nostri con la sentenza di un gruppo di contribuenti che hanno deciso di affidare alla nostra associazione appunto la richiesta di rimborso. La sentenza è stata depositata l'altro giorno, è una sentenza che dichiara appunto e conferma quello che già la Corte Costituzionale aveva deciso nel 2009, che essendo la tassa sulla tassa, ovvero l'IVA sulla tassa rifiuti, illegittima, va rimborsata, va restituita al contribuente. Abbiamo 17 persone che riceveranno per effetto di questa sentenza, mediamente fra i 50 e i 200 euro di rimborso, proprio per questo periodo arretrato che va dal 2005 al 2009. Ecco, lei ha parlato della campagna informativa per la popolazione, a favore della popolazione. A suo tempo erano state presentate circa 700 domande, quindi insomma c'era stato un bel tantam. Ad oggi però il contribuente che voglia eventualmente farsi rimborsare, cosa deve fare? Intanto, se uno di coloro che avevano già presentato l'istanza di rimborso, la domanda è stata fatta, chiaramente se vuole proseguire legalmente deve rivolgersi a un'associazione di consumatori, in questo caso se ritiene anche alla nostra, e a questo punto, come abbiamo fatto per questi contribuenti che adesso trovano riscontro con la sentenza, potranno avere anche loro lo stesso percorso. E per cui devono interessarsi direttamente al nostro sportello, soprattutto coloro che hanno utilizzato la modulistica che abbiamo poi fornito noi in tutto il periodo della campagna. Aiutare il progetto Tavola Amica della Caritas, grazie a cui ogni giorno viene distribuito un pasto caldo alle persone in difficoltà. Con questo obiettivo l'Associazione Museo del Fiume ha organizzato uno spettacolo per il prossimo 18 novembre con alcuni dei più noti comici del cabaret e l'incasso sarà interamente devoluto alla Caritas diocesana. Sentiamo. Regalare un sorriso pensando a chi è in difficoltà. È quanto si propone il gruppo di lavoro Alessandria Nord Museo del Fiume, con l'iniziativa ideata per il prossimo 18 novembre al Cinema Ambra. Alcuni tra i comici più conosciuti ed apprezzati nel mondo del cabaret si esibiranno in uno spettacolo che servirà a raccogliere fondi a favore del progetto Tavola Amica della Caritas. Giusto qualche giorno fa l'organismo ecclesiastico aveva espresso tutte le sue preoccupazioni per il futuro. Il numero di coloro che ogni giorno chiedono un pasto caldo è in continuo aumento, mentre, al contrario, le risorse e contributi istituzionali sono fermi a livelli di qualche anno fa, quando la situazione era certamente meno delicata.
Da qui è nata l'idea dell'associazione Museo del Fiume, che ha trovato subito la collaborazione dei comici associati, oltre a quella di svariati partners locali. Artisti del calibro di Diego Parassole, Leonardo Manera, Claudio Batta, Henry Zaffa, Alberto Patrucco e Antonello Taurino saliranno sul palco alle ore 21 di venerdì 18 novembre e si esibiranno a titolo gratuito per sostenere la Caritas diocesana di Alessandria, a cui sarà interamente devoluto l'incasso della serata. In città, dopo che lo stesso ente ecclesiastico aveva spiegato le crescenti difficoltà incontrate in questo ultimo periodo, si è subito mosso qualcosa, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, segno che la solidarietà è un valore che continua ad accomunare gli alessandrini, soprattutto nel momento del bisogno. Singole famiglie e alcune associazioni, fanno sapere dal Museo del Fiume, hanno subito offerto il proprio aiuto, sia di tipo materiale, sia con idee e suggerimenti per progetti di sensibilizzazione da realizzare nei prossimi mesi. È un segnale senza dubbio positivo e concreto che arriva direttamente dal cuore di un tessuto sociale dove i valori, fortunatamente, contano ancora qualcosa. Una società che spesso vive nella sottomissione più totale, piegata alle regole distorte del consumismo e dell'individualismo, ma che talvolta, come in questo caso, è ancora capace di tendere una mano al prossimo. La delicata tematica della donazione degli organi dal punto di vista delle religioni, se ne è parlato ad Alessandria in occasione di un convegno che ha dato spazio alle posizioni delle religioni cristiana, ebraica e musulmana. Ce ne ha parlato e ha seguito per noi l'evento Emma Camagna. È giusto, si deve donare gli organi. Questo tema molto dibattuto è stato affrontato dall'Aido in un convegno e l'Aido ha chiamato a confronto le tre religioni monoteiste presenti sul territorio, ebraica, islamica e cattolica. Non siamo né d'accordo né contrari, nel senso che la tradizione ebraica su questo problema, che è un problema molto pesante e che ha molte implicazioni, pensa di risolvere il problema caso per caso e quindi ogni caso va valutato a sé tenendo conto di principi generali della nostra tradizione, ma non c'è dubbio che chi offre un organo per salvare una vita umana o anche soltanto per migliorarla, non c'è dubbio che fa un qualche cosa di straordinariamente positivo e questo è un regalo che forse regali più grossi di questi non ci sono. Donare è un atto di civiltà, oltre che per noi un atto di fede. Se vogliamo che la vita continui, dobbiamo cercare di pensare anche a coloro che sono in difficoltà. Donare vuol dire altruismo, vuol dire solidarietà. Oggi col progresso, con la scienza, con la tecnologia, siamo sicuri di quello che facciamo, anche per quanto riguarda la morte certa, il prelievo, la tecnologia, eccetera. Insomma, la scienza aiuta la religione e la religione aiuta la scienza. Io farò una riflessione duplice. La prima di carattere religioso. Qual è il cammino che ha portato la Chiesa Cattolica ad assumere un certo atteggiamento che si trova chiaramente nel catechismo, cioè la bellezza del dono anche degli organi dopo la morte. Il secondo discorso che farò è quello che è un problema di coscienza civile, cioè ci si può ispirare a una problematica religiosa, ma certamente chiunque, da qualunque cultura venga, credo abbia una specie di dovere, di dovere morale, di scoprire che il dono anche dopo la morte è la cosa più bella che si possa fare, a prescindere dal discorso religioso. Parliamo adesso dell'ultimo libro del giornalista Alessandro Cecchi Paone, 2012, Manuale contro la fine del mondo. Nell'ambito delle iniziative per la cerimonia finale del premio Acquistoria, in calendario un momento di riflessione condiviso con il conduttore della manifestazione, Alessandro Cecchi Paone, che la sera precedente al Grand Hotel Nuove Terme ha presentato il suo ultimo libro, 2012, Manuale contro la fine del mondo, Gangemi Editore. Ad introdurre l'autore è il sindaco Danilo Rapetti e l'assessore alla cultura Carlo Sburlati. Da premettere che secondo un antico calendario Maya, il 21 dicembre 2012 il mondo finirà per colpa di fuoco e fiamme dal cielo, terremoti, catastrofi naturali, meteoriti dallo spazio e ancora guerre nucleari. In ogni caso la razza umana non sopravviverà e nessuno riuscirà a vedere l'alba del 2013. Con questo manuale Cecchi Paone aiuta a difendersi dai profeti di sventura, demolendo uno per uno con le armi della scienza, della storia, dell'archeologia,
della religione e del buon senso, i falsi miti dell'Apocalisse e prossima avventura. Si potrà quindi ritrovare il diritto, dovere, l'ottimismo, il piacere di progettare il futuro, il gusto di ridicolizzare gli uccellacci del malaugurio. Nel testo è presente anche un vocabolario che svela il significato di tutte le parole sulla fine del mondo. Quindi un manuale sicuramente rassicurante per tutti. Sabato prossimo. Siamo alla pagina sportiva, tra poco dopo la pubblicità parleremo di calcio e della difficile situazione venutasi a creare dopo la gara di ieri contro il Mantova per Alessandria con i tantissimi infortuni che si sono verificati. Dopo lo sport come sempre meteo notizie utili e a seguire alle ore 13 su 7 Gold aria pulita su Telesiti 7 Gold Alessandria, quest'oggi condotta da De Vinci, ospite in studio l'assessore ai lavori pubblici del comune di Alessandria, Franco Trussi. Cercheremo di scoprire le ultime novità sulla costruzione del nuovo ponte sul Tano, il ponte Meyer, e la proposta di realizzare al suo posto una passerella, anche solo temporaneamente, nell'attesa della costruzione del nuovo ponte. Dunque buona visione a tutti, arrivederci alle prossime edizioni. Lo sport, in collaborazione con... Care amiche, ben trovate! Da Mauri gli sconti ci sono tutto l'anno. Vasto assortimento di macchine per cucire, taglia cuci e tessuti americani. Riparazioni rapide di tutte le marche. E come sempre, cortesia e tanta professionalità. Mauri, Corso Monferrato 33, Alessandria. Il giorno dopo sembra un bollettino di guerra. L'Alessandria fa la conta degli infortunati dopo la gara contro il Mantova. L'infermeria è piena e in vista di domenica mister Sonzogni non avrà un compito facile. L'elenco è lungo, a parte Fanucchi che oggi rientra al lavoro con il gruppo e Simeoni per cui lo staff medico mantiene un cauto ottimismo, per il resto sono solo brutte notizie. Se per Daino i tempi di recupero sono ancora ignoti, a Barbagli serviranno almeno un paio di settimane. Nella gara di ieri, problemi anche per Cuneaz con il riacutizzarsi della pubalgia, Martini, sospetto stiramento, e altri probabili 20 giorni di assenza, Pandiani, lussazione alla spalla e 2 settimane ai box, e Procida, problema muscolare, ma forse in questo caso meno grave degli altri. Nel prossimo turno, domenica al Moccagatta, arriverà il Bellaria e Gia Marina. Scenderà in campo un 11 assolutamente inedito, con Nassi che potrebbe essere chiamato in causa dal primo minuto. Servirà anche l'apporto di un Negrini uscito sfiancato ieri alla sua seconda uscita dopo un lungo infortunio. Insomma, una situazione complessa, tanto che per oggi lo staff grigio ha deciso di far lavorare gli acciaccati con un inedito lavoro in piscina. Con buona probabilità, tuttavia, la società si muoverà entro 24 ore per tesserare uno dei terzini aggregati in questi giorni, Bruno, Sabato o Russo, per tamponare l'emergenza in un reparto già in sofferenza da inizio anno. Al centro della difesa tornerà Viviani al fianco di Cammaroto, ma è stato lo stesso Sonzogni nel dopogara di ieri a spiegare con chiarezza quale sarà l'emergenza per domenica. Facciamo fatica a fare una formazione domenica. Oltre agli infortunati, che non sono recuperabili, il dottore ve lo dirà lui, abbiamo perso Martini, Pandiani, Cuneaz e Procida. Quindi 11 domenica non li ho. Recuperiamo Viviani e due che erano, sono rimasti in panchina, che però sono nei ruoli che già abbiamo, quindi sarà difficilissimo riuscire a mettere in campo 11 persone e non è mai successo una cosa di questo tipo. Lo sport in collaborazione con Mauri, Corso Monferrato 33, Alessandria.